Ciao ragazzi, benvenuti alla 57esima puntata della Vecchia Italia. Io sono Chantalin e questa mia serie fa parte delle serie degli Agricolarum. Allora, la puntata della settimana scorsa è uscita un po'. Praticamente l'ho registrata molto lunga e ho dovuto tagliare l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo che avete visto poco fa in timelapse vi ho fatto vedere come ho finito la scorsa puntata, quindi ho portato i bancali di succo d'uva alla cantina per la trasformazione in vino, solo che mi sono accorto che serve anche lo zucchero per la trasformazione in vino, quindi oggi puntata strana, vedete anche i soldi, abbiamo tanti soldi perché siamo qui all'azienda di autotrasporti e internazionali, depositi e logistica. Siamo in questa farm perché l'azienda agricola Vecchia Italia ci ha ordinato un viaggio di merce da portare giù in ditta che gli serve, e dopo avremo un viaggio dalla ditta della Vecchia Italia fino a un punto vendita, perché ci ha detto che ha tanti ortaggi da portare via, quindi oggi puntata così. Allora, iniziamo. Il nostro amico dell'azienda agricola Vecchia Italia ci ha commissionato alcune prodotti, insomma, come depositi e logistica. Abbiamo anche deposito e logistica di balloni. Ecco che abbiamo qua balloni di paglia, quadri e tondi. Delle ballette piccole anche ed alcune balle di fieno. Allora, l'amico della Vecchia Italia ci ha detto che è rimasto praticamente senza paglia e anche con pochissimo fieno, e quindi ci ha commissionato ci ha chiesto di fornirgli appunto alcuni balloni. Allora, prendiamo la merlo e andiamo a caricare, gli portiamo 4 balloni di fieno e 6 di paglia. Dopodiché andremo alla produzione dello zucchero che è qua vicino e caricheremo un po' di bancali di zucchero che sono appunto di proprietà dell'azienda Vecchia Italia, visto che il produttore di zucchero è d'accordo che praticamente si tiene, come abbiamo visto tempo fa, un bancale ogni 5 di produzione. E quindi abbiamo un po' di zucchero da andare a ritirare per poter far partire la produzione del nostro vino. Allora, intanto io ne approfitto, intanto che carico, ne approfitto per salutare e ringraziare chi ha lasciato un like, un commento, un saluto sotto la scorsa puntata. E prendiamo 2, 4 di fieno. Facciamo 6 di fieno e 6 di paglia. Allora, questo qua. E quindi vado a salutare e ringraziare Simone Sivori, Corrado Rinaldi, Giovanni Gentile, Luca Minonzio e Omar Boschero. E in più rinnovo gli auguri a Luca Minonzio, che ha compiuto gli anni questa settimana scorsa. E in più ringrazio e saluto anche un nuovo amico che ha lasciato un commento, che si chiama Fan Short for YouTube, che mi dice che dovrei mettere un link a tutte le mod che uso per favore di questa serie. Allora io gli ho risposto, gli ho detto guarda che purtroppo sono talmente tante che mettere il link verrebbe fuori una lista lunga, un paio di chilometri, no, parliamo di più di 200 mod, mettere il link un po' a tutte sarebbe problematica, insomma. Comunque sì, le maggiori mod che uso, ecco che ho fatto cadere i balloni, sono mod che ne aumentano il realismo al gioco. Dopo ho moltissime mod che sono solo per PC, giocando io per PC, moltissime mod sono solo per PC, soprattutto quelle che aumentano il realismo del gioco, e quindi anche andare a mettere il link comincia a diventare problematica, perché dopo si comincia, ma perché console non c'è, ma io non la trovo e sono da console e quella mod lì non la trovo, è un po' un caos.
purtroppo per chi gioca da console, moltissime mod che, soprattutto quelle che sfruttano script per migliorare il gioco, su console non ci sono, quindi mi dispiace, ma purtroppo è così. Allora, beh, mentre carico, continuo a fare quattro chiacchiere. Questa settimana è uscito un blog di Giant che va a ufficializzare il Farmcom 2024, che si terrà alla sede della FEND in Germania, dove andranno, secondo me, ripeto, secondo me, questa è una mia opinione che mi sono fatto, secondo me andranno a far vedere le prime immagini del prossimo farming, o comunque parleranno del prossimo farming. Generalmente nel farmcom questo è, quindi parleranno di modding, parleranno del prossimo capitolo di gioco. Di solito il farmcom appunto viene utilizzato da Giant per queste cose, quindi credo che ai primi di luglio, mi sembra che il 6 e 7 luglio, andremo a vedere comunque delle novità per quanto riguarda farming. Pensiero mio, ripeto, guarda che magari non è vero niente, magari non verrà parlato minimamente di queste cose, ma di tutt'altro. Però credo che di questo si parlerà. Allora, io direi che possiamo mettere ancora qua, boh, basta, basta. Per adesso basta, al limite ne compreremo più avanti altri balloni. Allora, lasciamo qua il nostro merlo. Chiudiamo il portone, se no c'è giro d'aria. Ok, tiriamo alcune cinghie qui per bloccare i balloni e ci trasferiamo velocemente alla produzione di zucchero per caricare i bancali di zucchero. Caricheremo tutti i bancali che ci stanno, li portiamo giù al legittimo proprietario, che è il titolare dell'azienda agricola Vecchia Italia, per appunto il nostro signor Ciantalin. Qui intanto l'omino, il nostro dipendente, ci ha preparato pulite le strade, anche per fortuna. E comunque io direi che sto già tirando le cose per le lunghe, quindi, visto che voglio far vedere anche lo scarico giù in farm della Vecchia Italia e in parte il carico e la vendita degli ortaggi, direi che possiamo fare il primo taglio. Io vado a caricare tutto lo zucchero che ci sta e poi ci vediamo giù da Ciantalin per lo scarico. A tra poco. Eccoci, belli carichi, e scendiamo verso l'azienda agricola Vecchia Italia, che per fortuna ci ha preparato le strade un po' più pulite. No, più che altro è che nella parte bassa della mappa, essendo bella in pendenza questa mappa, giustamente nevica meno qua, quindi va a migliorare, a far vedere appunto la differenza fra la parte alta della mappa, dove nevica di più, e la parte bassa, dove nevica appunto di meno. Fortunatamente noi la farm l'abbiamo fatta nella parte bassa, quindi da pulire qui c'è molto meno. Vedete che qua ha nevischiato appena appena, mentre su ha nevicato forte. Allora, ho caricato tutti i bancali di zucchero che potevo caricare e volevo metterli direttamente. Dov'è che li possiamo stoccare? Li stocchiamo sotto il capannone, dove abbiamo tutti gli ortaggi che stretto troppo la curva. Vediamo di allargarci un attimo. Ho preso dentro l'idrante. Oh, l'ho steccato. Allora, qui abbiamo, sulla destra abbiamo le nostre serre. Dovremmo avere anche il punto d'ingresso lì sopra. Perfetto. E ci mettiamo nel piazzale qua, così
amico Chantalin della vecchia Italia, viene a scaricarci. Ecco che dopo ha qui tutto. Ora quanti ortaggi che ha da vendere. Perfetto. Allora, ci mettiamo qua così. Dovremmo essere in una posizione abbastanza buona per lo scarico. Ok, lo lasciamo qua. Vediamo dove, come siamo messi. Sì, ce la facciamo tranquillamente a scaricare. Allora, io slego le cinghie. E dopodiché vado a bermi un caffettino e lascio a Chantalin della vecchia Italia scaricarsi la sua roba. Quindi andiamo a trasferirci nella vecchia Italia, eccoci qua, e andiamo ad usare il nostro merlo, la nostra merlo, per scaricare i bancali. Allora, vedremo di portarne subito magari due in produzione vino, che così facciamo partire subito la produzione del vino. Ho cambiato farm anche per farvi vedere che facciamo partire la produzione. Allora, vediamo di prendere questi due bancali qui senza prendere tutti quelli dietro, possibilmente là, perfetto. Ok, allora qua già vedo che me li perderò per strada, sta già cadendo. Allora vediamo se riusciamo a prenderli. Eccolo là, perfetto, ottimo, cominciamo bene. Allora vediamo se riusciamo a raddrizzare quel bancale, visuale esterna, per capire cosa sto facendo. Niente, ribalto anche questo se non sto attento. Ok, allora andiamo a stringere un po' le forche. Mettiamo da parte questo un attimo. Io non vorrei però perdere tutta la puntata per colpa di un bancale. Là. Allora. No, è qua, se no andiamo a perdere tutta la puntata per un bancale, non è neanche bello. Allora, ok, perfetto, riusciamo a prenderle. Andiamo su velocemente per farvi vedere che parte la produzione del vino. Allora, nella scorsa puntata vi ho detto, appunto, avete visto inizio di questa puntata, in timelapse ho fatto vedere che ho scaricato con il muletto, tra l'altro ho cambiato anche muletto posteriore del cam e del trattore. Ho venduto quello che avevo all'inizio, che era appunto una mod, come vi avevo detto. Intanto qui sulla neve il merlo fatica, e l'ho venduto, ho incassato 3.000 euro scarsi e sono andato ad un costo di 10.000 euro a comprarmi il muletto, quello un po' più che è compreso, come vi avevo detto, nell'espansione premium, che no, platinum premium, che è quella delle barbabietole rosse e delle carote, per intenderci, dai, l'ultima uscita. Sapete che sono faccio sempre confusione. Oh, guardalo lì il nostro zucchero che cala, perfetto. Allora andiamo a vedere le nostre produzioni, andiamo a vedere il vino, succo d'uva, vino, eccolo qua. Andiamo ad attivarlo. Abbiamo 9.473 litri di succo d'uva e 2.000 litri di succo di zucchero. Il miele non ci serve, perché ci servirebbe per fare l'idromiele qui, che ci serve il miele con il succo d'uva, ma noi andiamo a fare solo il vino. Ecco che abbiamo cominciato a preparare i nostri primi 36 litri di uva di vino. Lì abbiamo un bancale di succo d'uva che mi è rimasto qua, che non l'ha preso bene. Allora andiamo a metterlo qua, perfetto. Ok, allora adesso, mentre qua la nostra cantina vinicola è partita e ha cominciato a fare il vino della vecchia Italia, io guardo di andare a scaricare tutto. Devo scaricare tutto quello che mi ha portato l'autista dell'azienda di trasporti e caricarlo
pomodori e lattuga che deve portarci in vendita. E così dopo intanto io con calma mi metterò a posto tutti i bancali dello zucchero, mi metterò a posto i balloni che vado a scaricare e quindi mi sistemerò un attimino quello che è la farm. Ok, allora andiamo a piano, andiamo a scaricare tutto qua e a ricaricare con tutti i nostri prodotti che abbiamo sotto il capannone, che abbiamo lì parecchi bancali di pomodori e bancali di lattuga, quindi andremo a vendere il tutto. Allora, lo zucchero intanto lo stocchiamo, lo mettiamo qua, che almeno siamo sicuri che rimane al coperto. E dopo, mano a mano che ci serve o alla cantina per la produzione del vino o al panificio per la produzione del pane, andremo a prendercelo e a portarlo dove serve. Usiamo questo capanno come magazzino. Io intanto qua non vedo come sono messo con le forche. Sono messo abbastanza bene, perfetto. Piano, che sennò cade tutto. Qui con Merlo, soprattutto col braccio allungato, bisogna fare le manovre molto lentamente, sennò andiamo a perderci tutto. Allora, io intanto con la coda dell'occhio do una sbirciata al tempo e vedo che siamo già lunghi. Siamo già lunghi. Allora, a questo punto io finisco di scaricarmi tutto quello che ci è stato portato qui dall'amico dell'azienda di trasporti e dopodiché andrò a caricarlo e nella prossima puntata andremo a vedere il trasporto dei vari prodotti con la vendita, perché se no qua andiamo sempre troppo per le lunghe, perché vedete che se non vogliamo ribaltare tutto ogni volta che ci muoviamo, quindi le cose vanno fatte con molta calma e con molta lentezza, quindi il tempo qui vola come sempre. Allora io vi ringrazio per aver seguito anche questa mia puntata della Vecchia Italia. Siamo alla 57esima puntata della Vecchia Italia. E vi aspetto per le prossime puntate. Vi ricordo sempre che potete iscrivervi al nostro canale YouTube della Coop Agricolarum, dove vedete questo video e dove troverete anche video in multiplayer della Coop Agricolarum. Ci aiutate a crescere. Iscrivervi a voi non costa nulla, è sempre stato tutto gratuito agli Agricolarum. Non abbiamo mai chiesto né donazioni né soldi né iscrizioni particolari né abbonamenti, più che iscrizioni. Abbonamenti noi non ne abbiamo mai chiesti, non sappiamo neanche che cosa sia un abbonamento. Noi giochiamo per divertirci e postiamo i nostri video sul canale YouTube, dove potete vederli, apprezzarli o non apprezzarli, perché non è detto che a tutti piacciono, però potete sempre vedere magari qualche mod nuova, qualche lavorazione particolare dei campi o le nostre vignette, le nostre scenette anche divertenti, ritengo che siano divertenti. Vedere giocare in multiplayer, ecco che il casinista comincia a fare i primi caos, va bene. Allora, detto questo, io vi risaluto, vi invito di nuovo ad iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook Coop Agricolarum e se volete comprare il gioco o qualche DLC o qualche espansione con il nostro codice partner Giant Agricolarum, scritto tutto maiuscolo, non ci fate altro che un gran piacere, perché ci aiutate a migliorare la partner che abbiamo con Giant. Quindi penso di aver detto tutto e fin troppo, quindi vi aspetto alla prossima puntata. Intanto qui sono andato a cadere, devo mettere uno steccato qua dietro in modo da evitare di cadere.
visto considerato che qui il meteo da neve, è meglio mettere al coperto anche i balloni. Buono, ragazzi, alla prossima e salutoni a tutti. Ciao ciao!